Il 30 aprile del 1975, Saigon cadde nelle mani dei comunisti. La caduta del vecchio governo del Vietnam del Sud fu lo schiaffo finale agli Stati Uniti, che uscirono dal paese sconfitti, falliti e massacrati. L'impero era stato battuto da un villaggio di contadini. Tanto romantico quanto tragico. Il Vietnam aveva vinto, ma i danni subiti erano catastrofici. Prima di tutto questo c'era l'innocenza. L'innocenza intesa non come la purezza angelica, quella non ce l'ha nessuno, ma piuttosto intesa come: sono un ragazzo americano che sta vivendo l'adolescenza come fanno più o meno tutti. Sono sportivo, superficiale, sono gay, sono omofobo, sono un pessimista, sono un prepotente, sono possessivo, sono ladro, sono traditore, frivolo, lucido, freddo, represso, ingenuo, dolce, arrabbiato col mondo. Per l'onore, la famiglia e la patria. Viva l'America e gli americani! Ed oggi voglio parlarvi proprio di uno di loro, perché ne è il portavoce più fulgido e puro. Un uomo che dall'aspetto ricorda un agricoltore rozzo, con una faccia enorme e un carattere burbero, sovversivo e segnato. Ci aveva veramente creduto. Credeva nella causa Stelle Strisce e, nonostante fosse di famiglia ricca, decise di seguire i ragazzi più poveri, quelli che per primi venivano obbligatoriamente arruolati. Perché? Perché se vanno loro, io devo rimanere qui? Immaginate di vivere in America, la patria dell'universo e delle galassie conosciute. A scuola gli insegnanti ci hanno detto che siamo i portatori di pace. Mio padre ha fatto la seconda guerra mondiale e mio nonno la prima. Siamo una famiglia di patrioti. Adesso più che mai la piaga del comunismo ci minaccia. Minaccia la nostra libertà ed io questo non posso permetterlo. Raccoglierò il testimone di mio padre come fece lui con mio nonno e partirò. Volerò. Cosa c'è di più puro e sincero del decollo di un aereo USA col simbolo di Batman sulle ruote? Cavolo, è il mio sogno volare su quell'aereo. Là mi aspettano gloria e libertà. Tornerò a casa da eroe e potrò finalmente guardare mio padre senza dovermi sentire inferiore. Sarò al suo pari. Porterò la pace e la giustizia nel mondo. Costi quel che costi, lo farò. Mi hanno insegnato la purezza della Pax Americana. Mi hanno insegnato quanto questo aereo e come tutti gli altri con il simbolo USA siano portatori di pace. Se ci riuscite, provate a immaginarvi come potreste sentirvi una volta che tutto questo si rivela per quello che è: una gigantesca bugia. As planned, the 100s had 10 minutes to work the area before the
nel brutale e rozzo tentativo di porre fine alla guerra il prima possibile, ai fini di accaparrarsi consensi, Nixon ordina di bombardare pesantemente la Cambogia. È il più violento bombardamento della storia fino a quel momento. Even with low clouds, the 100s had ordnance which could be delivered very accurately at low altitudes. Saigon cade, il governo viene rovesciato e la guerra finisce. Sono partito come un liberatore. Sono partito come colui che avrebbe dovuto ridare la felicità e la libertà al popolo. Che avrebbe dovuto eliminare la tirannia. Ma sono stato cieco. Io sono l'invasore. Io sono la tirannia. Io ho sparato, io ho ucciso. No, io non sono così. Io devo uscire da questo inferno. Come ci sono cascato io, ci potrebbero essere cascati altri milioni di persone. Devo fare qualcosa. Ecco, ecco, ecco! Ci sono, estirperò il mio male con un horror con Michael Caine in cui fa la parte di uno scrittore che perde una mano in un incidente d'auto e poi la mano si rialza e comincia ad uccidere le persone! Purtroppo la mano è l'unico dei film di Stone che mi manca e potrei rimediare alla cosa acquistandolo su Amazon, ma c'è un problemino, costa qualcosa come 50 euro perché credo sia una versione da collezionisti, probabilmente addirittura una cassetta, quindi no, non lo so, ora 50 euro io per un film che ha queste critiche che ora vi andrò a leggere, non mi sento di spenderli, al limite lo troverò su internet. Paolo Mereghetti dice: un disegnatore di fumetti, Kane, perde la mano in un incidente stradale e si vede così rovinare la carriera e compromettere il matrimonio. Ma l'arto, che non è stato ritrovato, comincia a vivere di vita propria e vendicare i torti subiti dal padrone. Dal romanzo di Mark Brandel, un horror con poche sorprese e con un ritmo catatonico. Effetti speciali mediocri di Carlo Rambaldi. Stone, alla sua opera seconda, appare nelle vesti di un barbone vittima della mano. Morandini ci va un po' più leggero e lo definisce un'incursione dell'horror sensazionalistico, chiamato in gergo shocker. Il vero primo film di Stone si chiama Seizure e non ho la minima idea né di cosa parli, né di che genere sia, né quale sia la sua qualità effettiva. Visto che La mano è considerato più o meno un film mediocre, posso immaginare che comunque Stone fosse ancora acerbo. Quindi vi faccio vedere il trailer della mano, che ripeto, ancora non ho visto, e almeno potete decidervi da soli se vedervelo oppure no. You wanna destroy me? What is your image? A man trapped in a nightmare, locked in the grasp of land. Oh, John? John? What's the matter? Why are you looking at me like that? There's no hand. Michael Caine in The Hand. Listen, you know, I think it's going to blow in El Salvador real soon. I thought if you guys could get me a new press card for $2,000, I could get you some really good stuff. What do you say? Il film che ha consacrato Stone al grande pubblico lo conosciamo tutti, è il successivo, quello che è venuto dopo di questo. Nonostante io pensi sinceramente che Salvador sia superiore sotto tutti i cazzo di aspetti. Rispetto al Vietnam, che era un conflitto ovviamente in scala ma molto maggiore, un conflitto molto più esteso, gli avvenimenti che sono narrati nel film Salvador sono cose che sono rimaste più o meno di nicchia, non è che siano molto conosciute ai più, quindi anche soltanto per un fatto di coscienza personale io credo che faccia bene vedere un film del genere per capire anche solo quello che succedeva in quel periodo. Molto 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 più di altri film che avrebbe fatto poi successivamente negli anni durante la sua carriera,
qui c'è il vero Stone, c'è la vera rabbia, c'è veramente la passione, diciamo, comunista, diciamo, la passione pro popolo e pro proletariato di un regista che è stato nella merda e che l'ha vissuta quella merda. Un piccolo film, ma che ha dentro di sé la grandezza che altri film di questo genere si sognano e si scordano. Vi sconsiglio, per favore, non guardatelo in lingua italiana, perché ci sono delle scene che sono state eliminate, credo, e poi reintegrate nel DVD, doppiate da altre persone che sono dei cani bastardi che non hanno la minima idea di cosa voglia dire doppiare. Avrei fatto meglio io, quindi lingua originale a manetta, everybody. You get too close, you die. You're gonna be a big heaven, man. Nominees for Best Picture, Best Director, Motion Picture are Woody Allen, Hannah and Her Sister. James Ivory, A Room with a View. Roland Joffe, The Mission. Rob Reiner, Stand By Me. Oliver Stone, Platoon. And the winner is... Oliver Stone. Thank you very much. I'm very deeply moved. Bugiardo. Non sono affatto commosso. Mi sta solo a cuore una cosa, una sola. Now you understand what happened over there and that it shouldn't happen again in our lifetime. Quanti di questi aristocratici che ho davanti, che mi stanno applaudendo e mi stanno premiando, capiranno veramente quello che voglio dire? Quanti? Quanti possono capire? Nessuno. And I also want to thank my wife Elizabeth, whose unwavering love whose unwavering love got me through a lot of dark years. Thank you. David Lynch for Blue Velvet. Sì, però dai, Lynch se lo meritava troppo più di Stone l'Oscar. Lynch è un vero autore, Stone è un cazzone. Levate troia, sta zitta! Woody Allen for Hannah and Her Sisters. Roland Joffe for The Mission. Oliver Stone for Platoon. James Ivory for A Room with a View. Uccidete il cameraman. Prossimamente al cinema. I guess I hand myself the envelope. The winner is Oliver Stone! Per molti registi questo rappresenta un traguardo. Per Stone è stato l'esatto opposto. È stato l'inizio vero.